Sono Giulia Tonelli, lavoro per Hangar per la Cultura, che è un'agenzia regionale che si occupa di rigenerazione territoriale a base culturale sul territorio piemontese. Con Hangar ci occupiamo di accompagnare spazi e team di progetto che vedano nella cultura una leva importante per il lavoro appunto di rigenerazione del territorio. Quello che mi ha colpito particolarmente del master è stato proprio l'approccio multipotenziale, multidisciplinare che ho notato leggendo comunque l'offerta formativa e l'aspetto di una didattica che mette insieme in qualche modo l'arte e la creatività, ma anche un'attenzione all'impatto su persone, territori, ambiente all'interno dei progetti. Design e arte all'interno del master convivono, credo, già nel luogo che è sede del master stesso dei corsi, che è Città dell'Arte, dove questi due aspetti sono perfettamente ibridati e si possono anzi proprio respirare e vivere ogni giorno. E in più, per quanto riguarda la didattica, c'è appunto questa convivenza interessante che è quella del metodo del design, nello specifico del design thinking, con il linguaggio e lo strumento dell'arte come appunto mezzo per raggiungere le persone e le comunità. Dopo aver partecipato al master, la mia professione è cambiata, sicuramente facendo un salto di qualità. Grazie al tirocinio, infatti, l'esperienza che ho fatto e che mi ha molto formato è diventata anche il mio lavoro. In questo senso sento di aver fatto proprio un passo avanti rispetto alla qualità del mio lavoro, ma anche rispetto alla sua complessità, quindi alla complessità anche dello sguardo che riesco a avere sulle cose, sui progetti. E un aspetto particolarmente interessante credo sia la grande possibilità anche di sperimentare che mi viene offerta dal lavoro nell'ambito culturale, nell'ambito in particolare della trasformazione culturale, che è un ambito particolarmente transdisciplinare. Ai futuri studenti direi di considerare il master come una grande opportunità di crescita, uno strumento anche strategico di crescita professionale e personale, anche grazie alla possibilità offerta dal tirocinio.